Prepara Michela Paoloni. Michela Paoloni, danzatrice e autrice coreografa, attiva nelle Marche, in cui risiede, a Macerata, per la precisione. È artista associata della compagnia Simona Bucci, è interessata alla sperimentazione coreografica anche attraverso la collaborazione con altri linguaggi come il video e la scultura. Prego, Michela. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Si sente bene? Ok, inizio ovviamente dal ringraziare Antonio, Hangart Fest, Gloria, tutti quelli che sono dietro e intorno a tutto questo perché è sempre un'opportunità, mi piace definirla delicata ma puntuale. Anch'io parto un pochino dalla mia esperienza di questi mesi. Sono stata all'inizio, diciamo, un po' in attesa e infatti ho iniziato a partecipare ad iniziative di altri coreografi, come ad esempio il progetto di Posture Help di Paola Bianchi. Cercando di capire fondamentalmente quello che stava accadendo intorno, senza buttarmi subito a capofitto, anche se per carattere la parola per me non si può fare, non si può fare niente, il mio cervello non riesce nemmeno a pensarla. Quindi è stato un momento abbastanza particolare. Dopodiché ho sentito l'esigenza, credo come tutti, anche ascoltando gli altri, di tornare a me stessa. E nel tornare a me stessa mi sono accorta proprio, come avete anche scritto voi nell'invito, che questo è un momento di transizione. E il momento di transizione è un momento che vive nell'instabilità. È un momento instabile che offre sicuramente molte più domande che non risposte, che probabilmente non offre soluzioni, ma offre tentativi. E allora è qui che mi sono, tra virgolette, risvegliata, nel senso che io credo che è proprio in questo momento che paradossalmente per l'artista è più facile inserirsi, perché quotidianamente ha a che fare con il terreno del possibile, quando si immerge nel suo processo creativo, quando appunto è alla ricerca di possibilità. Per cui è in un territorio indeterminato, per cui ripeto, paradossalmente forse riesce più facilmente ad attraversare questo momento. E ritengo che sia importante per un artista attraversare questo momento, senza però farsi trascinare via da quello che sento intorno a me, che è comunque vaghezza, che è incertezza. E quindi ecco che entra in gioco per me, come avete scritto anche nelle domande che sono state molto utili alla riflessione, la responsabilità prima di tutto etica che ha un artista, che è quella di in qualche modo non sottrarsi. Ti sottraggono il tempo, ti sottraggono lo spazio, ma non puoi sottrarti alla tua essenza. Lo puoi fare per un periodo, ma credo che poi devi anche prepotentemente tornare a quello che tu sei. E in questo mi sono detta che però è necessario quindi un confronto con quello che sto vivendo, ma questo non significa dover piegare, snaturare il mio lavoro per aderire all'articolo X della normativa Y, che significa che la mia paura di questo periodo è che il mezzo diventi il fine. E questo, secondo me, è un pericolo grande per l'artista, che poi si ripercuote nello spettatore, che è l'altro polo fondamentale, senza cui, in fondo, non so poi immaginare così tanto bene il mio lavoro. E quindi credo che da responsabilità etica verso se stessi si arrivi a quella dello spettatore,
che ha bisogno ancora di più, secondo me, di un risultato artistico ovviamente transitorio, perché siamo in un momento transitorio e credo che si è sempre figli del proprio tempo, anche quando si è contro il proprio tempo, ma ha bisogno di un senso ancora più profondo dell'idea che si porta in scena, con qualunque mezzo lo si faccia, cioè che sia un mezzo virtuale o che sia un mezzo e un luogo reale. Tornare al senso dell'idea per tornare, scusate il gioco di parole, al corpo dell'idea. E quindi si può togliere tanto e quindi rimanere con molto poco, avere molto poco, ma che quel poco sia frutto di un'onestà e di un processo creativo che nasce da un'urgenza artistica. Cioè, perché devo fare un lavoro artistico, perché devo mettermi a ricercare? E questa secondo me è una domanda che è alla base, a prescindere dal periodo che stiamo vivendo, e che per me è diventata molto più forte invece in questo periodo, in cui il discrimine è proprio tra il fare e il non fare, tra il provare dei tentativi oppure no. Quindi ecco, io mi sono proprio detta che in questo momento tutto quello che mi capita intorno ovviamente mi attira e mi pone a una certa distanza, più o meno vicino, no? È una prossimità a cui tendiamo. E quindi diciamo che è quello che vorrei in questo momento, nell'immediato, è ricevere dei messaggi che abbraccino un po' l'idea del tentativo. Cioè, non credo nella soluzione immediata, perché gli effetti di quello che stiamo vivendo, anche come artisti, si vedranno, secondo me, in un tempo più lungo. E poi l'altra cosa che mi sono detta è che il tempo dell'ascolto, dell'attesa, del tornare a se stessi, è un tempo sicuramente importante proprio per il processo creativo, perché non si ha lo stampo e ci si cola dentro l'idea. Però è anche vero che poi in qualche modo si deve dar sostanza, altrimenti rimane una pura contemplazione. È ovvio che in questo le istituzioni, le reti teatrali, i circuiti devono aver voglia di anche ascoltare quello che è il risultato artistico transitorio, di questo momento transitorio, perché comunque resterà una traccia. E quindi diciamo, quello che mi piacerebbe è proprio quello di poter attraversare questo periodo con un certo peso, che è il peso di tutto quello che abbiamo fatto prima, che ci tiene ancorati, ma che ci proietta e ci porta in avanti, perché è un'esigenza quella di andare avanti. L'uomo ce l'ha con sé, ce l'ha dalla sua nascita, e quindi diciamo che tutto questo che è così strano, perché io mi accorgo che vado a fare la spesa e sono attratta proprio dalle sagome, dai corpi delle persone, perché più di lì non posso andare, no? E quindi dove mi pongo, a che distanza mi pongo, non è neutro, non è mai neutro, e questo in scena credo che avrà un peso, e che lo spettatore debba essere coinvolto in tutto questo alla fine. Ok, grazie Michela. Grazie a te. Ciao.